però uno di famiglia fa Francesco paura. Francesco ha visto il film per chi volevo avvisare. Certo l'ho visto il film, sono un critico di merda, certo l'ho visto il film. No, ma io me l'ho augurato in qualche modo. Sono un'intervista che molto spiego il film. Allora, ti faccio, in quella scena io entro, in realtà il mio sottotesto è stato assolutamente, è andato perduto, perché l'ho dimenticato. Vabbè, Franci, fai tu. Beh, facciamoci un caffettino, madonna che posto, io sto impazzendo. Tra l'altro, questa collinetta di via Monza, io non me la ricordavo. Cioè, la sanitella di via Monza alla fine di via Taranto, commuove. E ti commuove e ti prende un colpo quando leggi Ragazzi di Vita, perché lui racconta di un'avventura di Vicenza a via Taranto, Pietro, dove... Guarda, no, ma io l'ho riletto che stavo... Io l'ho sentito letto da Gifuni perché dovevo andare a Biarritz in macchina 16 ore. Allora, quando lui parla di via Taranto è Mad Max, e oggi noi stiamo... Siamo in centro. Qui c'è anche zona arancia e martello. Bravissimo! E questo qua. Da critico cinematografico. Oddio, il culo! Non lo dici subito, questa deve essere una sorpresa. No, niente. Allora. Ma tu vorresti un controcampo di quello? Perché io ho la foto di che cosa indossavamo noi. Non spoilerare, vieni a sede che cominciamo. Allora, pronti? Aspetta, tutti io, questa... Ho già girato. Ah no, l'ho girato. Ma sei bloccato, perché non apri l'area? No, che questa capoccia non male. No, mi piace se suda Sermonti, mi piace che si veda. Sì, io è una delle cose che faccio meglio, grazie. Sono un grandissimo sudatore. Oh madre. No, quel culo mi ha veramente scioccato, grazie. Allora... Beh, a tuo? Beh, era nostro, era il culo della doccia nella scena. Facciamo lo spoiler. Ok, pronti? Peggio dei Morelli è difficile. Allora, vai, pronti? Morelli sì, ci hanno detto c'ha la calza, c'ha il sasso con la calza dentro. C'è una cosa terribile. Sì, però devo dire che non mi soffermavo. Io c'avevo un altro problema davanti, tutti noi ce l'avevamo. Io sono critico, lo sai che devo fare l'analista. Lì devo dire che Edoardo Leo è stato sublime, perché veramente parlare con 10 tangheri e avevamo tutti il paccotto... Non anticipate, ci arriviamo, cavolo! Allora, ce l'ho ancora a casa, porco non ho, vedete come un culo può cambiare una video intervista. Allora, pronti? Pronti? Partiamo dal culo. Avvisalo del fatto che Carabetta, che non è, sembra talebano, ma è stato a Londra 4 mesi e questo è il risultato. Da lui, io che... guarda, metto funzione aereo, come si dice, funzione aereo, perché siamo professionisti. Ogni tanto Paolo mi farà dei gesti strani dietro, non ti preoccupare, perché deve cambiare la batteria, cose certo, dei giovani. Io gli dirò cose fondamentali. E noi qui siamo slabbrati, sformati, non c'è montaggio, non c'è jump cut. No, devi... Eppure Lisa Ermelaina. No, vabbè, lo sei capito. Allora, qua si va un po' di qua, un po' di là, ma partiamo da Uno di Famiglia e stiamo lì. Allora, però poi si va un po' di qua, un po' di là e parleremo di culi. Ok, pronti? Allora, 1, 2, 3. E poi anche qualcosa Carabetta ha preso di prima, quindi non hai detto nulla di compromettente, anzi ti sei lasciato andare in analisi urbanistiche fantastiche di Roma, quindi ma anche quello è stato ripreso. Famiglia di architetti. Pronti? 1, 2, 3. Io cambio completamente. Boom. Adesso già. Allora, ciao Bettes.it, queste sono video interviste sformate, lunghissime, però il nostro grande talent fra poco scappa, quindi no, non essere... me l'ha detto talent, che brutta parola. Tu il sei nostro grande ospite, ecco. Il nostro grande artista. No, sì, è vero, sono diventato un po'. Talent, se posso sentire. È una frase tecnica. Peggio dei VIP talent. Sì, infatti è una frase. Ma poi talent si presume che. Cioè, talent vuol dire che sei capace, invece ci sono dei talent che sono no, dei. No, no, è più in chiave tecnica. Cioè, effettivamente io ormai vi chiamo così ed è vero, è triste. Comunque. Hai ragione Pietro, e faccio mea culpa, perché in realtà sono incontri che cercano di essere invece non tecnici, non industriali, e andremo un po' di qua, un po' di là nella carriera di Pietro Sermonti, partendo da l'ultima roba che ha fatto, di cui Roma è tappezzata, come raccontava Pietro appena entrato, Uno di Famiglia di Alessio Maria Federici, un film che ricollega Pietro a una cosa che io so che Pietro ama moltissimo. Sì? Sì, di Mattia Torre, che è una persona di cui parleremo, che ha a che fare con la Calabria. E che, vabbè! E che è una cosa teatrale che fece che Mattia, riguarda anche questo signore qua. Che riguarda questo genio, che non è solo il sosia di Walter Veltroni, è qualcosa di più, Massimo Di Lorenzo, io lo dico da anni, che è qualcosa di più che non il sosia di Walter Veltroni.
E anche se abbiamo pronto il biopic, tu chi vuoi fare un biopic su Walter Mercato con Massimo per la testa? No, sta buona, guarda. Ok, allora... c'è la Bologna. Vabbè. Peraltro, non ci sta niente, però insomma secondo me uno dei film più belli che sono stati fatti in Italia negli ultimi 25 anni è il documentario di Nanni Moretti su La Cosa. Cioè su... Ma lo sai che sono reduce da Notti Magiche di Virzì? E ti dico che c'è una, per chi la coglierà, una bella citazione della Cosa di Moretti. Sì, per me molto è un capolavoro assoluto. Pensa che io volevo fare, non c'entra niente, la stessa identica operazione, naturalmente in un ambito più circoscritto, quando la Juve andò in Serie B. Io volevo andare nei circoli, le sezioni, buonanotte, nei club della Juve in tutta Italia a raccontare ma il tracollo emotivo esistenziale. Certo. Beh, naturalmente è, come dire, è meno, diciamo, nell'ambito, diciamo, storico è meno importante. Oddio, non lo so, Però a me la cosa straordinaria della cosa era quella, e mi piaceva era che mi raccontassero che cosa significava tifare per una squadra che vinceva sempre e che comunque ti dava lustro e gioia il lunedì di andare in ufficio e cose, e invece trovarsi di colpo in Serie B mi interessava, non l'ho fatto, per fortuna. E invece era una grande idea, una grande idea. Però mi sono fatto un contratto con una casa editrice perché avevo deciso di andare, non da addetto ai lavori, l'anno del ritorno in Serie A a vedere tutte le partite, e avrei scritto un libro che avrebbe parlato del mio amore per quella squadra e al tempo stesso anche di questo, del paese che vedevo. E mi sono arenata a Udine perché veramente, e tra l'altro avevo fatto un contratto con Boris in cui nel contratto c'era scritto che i miei impegni dovevano essere modulati in base agli impegni della Juve, quelli di campionato erano prevedibili, di Coppa Italia no, perché mi ricordo un inferno un mercoledì a Empoli sotto al diluvio universale e c'era l'organizzatore che non era felice, però avevo già prefazione del libro, che era il contratto. Cioè il movente era che questa cosa. Che bella sta storia. Sì, per fortuna ha naufragato, ho preso molti treni, molti vagoni letto, però tutto in solitudine, cioè io giravo e poi il sabato e la domenica io viaggiavo per andare in dei luoghi dove dovevo stare muto, terrorizzato, sperando che la Juve non segnasse. No, lì ho ruminato, io ho ruminato delle esultanze meravigliose, cioè, mi ricordo a Cagliari sono andato nel cesso come un pazzo da solo perché all'ultimo minuto ho spaccato la sediolina della tribuna, 3-2. E al cesso, anche perché eravamo arrivati allo stadio, ci avevamo tirato la piscia, cioè qualunque cosa, per cui l'ambiente non era particolarmente favorevole e mi sono ritrovato nel cesso della tribuna di Cagliari a esultare da solo, e lì mi sono chiesto se era il caso di continuare, insomma. Cioè, molto interessante, piuttosto interessante. Sì. Sei il secondo tifoso juventino simpatico del cinema che conosco dopo Chi Marco è? Ponti. Ah, Marco Ponti. Marco è... Però io ti segnalerei anche un Marco Re. Ah, questa non la sapevo sta cosa. Ma Massimiliano Bruno. Max Bruno. E abbiamo tutti i calabresi. È vero, cioè. Qui, torni. E questo è il socio di Veltroni. È... Anche. Lui però scietido. Vabbè, sono tutti calabresi. Mamma mia, ma perché c'è sta cosa Calabria Juventus? Beh, no, c'è anche Calabria Inter, Calabria Milan, cioè, Sicilia Juventus tantissimo. Beh, perché però tendenzialmente non è, c'erano degli squadroni. C'era, come dire, una grande emigrazione verso il nord per andare a lavorare nelle fabbriche, per cui c'era questa identificazione. Le squadre del nord compravano giocatori del sud per fidelizzare. Quello succede, insomma, credo. Vabbè, insomma, bellissimo. Già sto andando di qua e di là perché da critico sono un po' matto. E hai detto una cosa che mi ha ricordato. Però fai dei caffè fantastici. Ti piace? Alla impacciatura gli ha fatto schifo. Detto ciò, me lo stava a buttare addosso. Detto ciò. In Nessuno come noi di Wolfgango De Biasi ti piacerà, perché ti vedo, lo so che sei molto colto e sì, dentro la strada bella cosa con la Juve, mi sembra un'idea bellissima, anche perché lo so che per voi e per noi, per il paese, fu uno shock, è vero, dal quale vi siete ripresi alla grande, vi devo dare, perché siete andati là, l'avete fatto, io mi sono fatto abbonato bene. Io non sono mai stato abbonato, mi sono abbonato in B. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, come si diceva in Animal House. Due abbonamenti, è giusto. E in Wolfgango De Biasi, Nessuno come noi, ci sarà una scena che ti piacerà moltissimo. Solo il cinema nazionale popolare, molto più del cinema d'autore, racconta alcune cose della società benissimo. Scusami, è ambientato quando? Ai giorni nostri? 1987 Torino. È uscito al cinema. Tragedia. È uscito già al cinema. E sta al cinema già da un po'. E c'è un padre che sta sentendo la partita. La Juventus subisce un gol. E stiamo dentro una casa borghese di uno dei personaggi del film. Il padre imprega e uno gli dice: papà, ma a te non te ne frega niente del calcio? Ma perché? Perché domani il padrone è incazzato.
se domani il padrone è incazzato, quindi sta parlando dell'avvocato Agnelli, sta parlando del fatto che da operaio della Fiat il giorno dopo subirà l'umore del capo della Fiat a seconda, ed è un momento stupendo che i millennials, i 2000 non capiranno, ma il cinema serve anche a questo. Ci sarà qualcuno di noi della nostra generazione, perché è su noi orribili quarantenni vecchi, è il revival degli anni 80 che non se ne può più, però è bello il film di De Biasi, e noi racconteremo a loro che c'era questa roba qua. Per noi innamorati di quella squadra, l'87 in realtà la sconfitta era marginale, l'87, il 17 maggio più specificamente, è il giorno in cui smette di giocare il francese, e noi l'anno dopo giochiamo con Marino Magrin al posto di Platini, per cui ecco, diciamo, era un momento dell'87, un anno terribile. Vedi, il film è da gennaio a dicembre, vabbè, ok, basta, usciamo da... Anche perché nel film di Wolfgang c'è Sara Fenderbaum che sta con Pietro in questo film. Allora Pietro, il film è... È la vera domanda, cioè perché una? No, allora intanto Uno di famiglia è molto interessante perché Pietro è protagonista, e parleremo anche un po' della carriera di Pietro. È molto imbarazzante sentirti parlare del film vicino a me, però sì, vai. Pietro sta diventando protagonista, è stato protagonista con Ambra, è protagonista di questo film, tanto che nei manifesti che lo imbarazzano, che stanno per Roma, vedete che Pietro è al centro. Sì, sono al centro, sono io. E Pietro c'ha un collegamento bellissimo anche con Smetto, parleremo anche di Smetto ovviamente. Cioè Pietro è un logopedista, e se avete visto il discorso del re, è uno che ti mette a posto un po' il tuo rapporto con la dizione e la fonetica. E mio padre diceva fonare. Beh vabbè, ma allora tu mi inviti a nozze. No, no, che ti invito a nozze? Fermati che qui... Oh, chi è quest'uomo? Aspetta, però qui il paradiso, no? Devi trovare l'inferno. Vabbè, io ho questo, cioè, i prop produttivi. No, l'inferno è dedicato a me. Lei è la mia sorellina. Lei è la sorella. Allora, poi parleremo anche del papà di Pietro, che non è un signore qualsiasi, di cui io mi innamorai quando lo vidi in televisione da ragazzino, ma vabbè. Allora, detto ciò, e questo è un libro del papà, allora... Anche di Dante. Anche di Dante, di Dante e del papà. Esatto. Chi è questo personaggio che è anche un po' smargiasso in questa immagine? È anche un po' smargiasso, lo vedete con... Sì, metti a fuoco, Carabè. È anche un po' sicuro di sé, ed è un po' la linea che sta seguendo Sermonti, perché Sermonti è stato tante cose. È stato Bonaccione. È stato... Bonaccione che significa? Definiscilo. Medico in famiglia. Sta a Trento. Medico in famiglia. Ma definiscilo, no? Ho capito, Bonaccione che vuol dire? Beh, lo vedete Pietro. Pietro c'ha una... linea, se lo vedete adesso così, c'ha subito una prima linea di simpatia e affidabilità. È uno di quei, lui che è attore, sa che comunichiamo questa roba qua. Pietro c'ha una di quelle facce, quante volte te l'avranno detto, ha una faccia da bravo ragazzo. Da bravo ragazzo. Rassicurante. C'è una cosa che fa più ridere i miei amici, quando io faccio questi ruoli di padre, di famiglia, rassicurante, insomma fa molto ridere questa cosa. È quello che appare, il gioco dell'artista è quello di ovviamente a volte anche sorprendere questa prima impressione che si ha del sé. Qua abbiamo un'altra roba che è un oggetto del lavoro di Pietro, certo, che riguarda anche la creazione di uno dei suoi personaggi più importanti, che è stato... Poi racconto una cosa su quello, ok, che mi hanno tagliata. E in questo film tu sei un po' tutte e due le cose, che è quello su cui tu stai lavorando e lavori anche nel film con Ambra, secondo me, cioè... Spiegami un attimo, perché ti assicuro che sei, è avvincente. Beh, sei bravo ragazzo e un po'... Bravo ragazzo e anche... non voglio dire figlio Androcchia. No, dillo. Ma bravo ragazzo e forte e deciso. Cioè, si può essere buoni anche con la possibilità di... Non dico essere pericolosi, ma avere una propria autonomia. Vogliamo chiamarla... Chiamiamola autonomia. In poche parole, il personaggio di Pietro in questo film sta con Sara, vuole stare con Sara, ha un sacco di problemi, ha un sacco di problemi economici, poi incontrerà una famiglia molto particolare che lo adotterà, croce e delizia, diciamo, e anche questa ambiguità Pietro la trasmette benissimo, secondo me, ed è una cosa su cui sta lavorando già da un po' di anni, e c'è molto anche in Smetto, poi ti dirò perché io sul tuo personaggio di Smetto non è che mi sono masturbato, ma di più, con Fresi... Ti devo dire la verità che adesso... No, prima volta... No, ci mancherebbe.
nonostante no, quella scena del culo, no, che certo e tu non sei nemmeno uno, però è la prima volta che me lo dicono in modo così, beh sì, schietto. perché Fresi l'ho freddato, voglio sapere anche quello che penserete, perché genio. Mi sono masturbato a tal punto sul tuo personaggio che ho delle mie teorie affascinanti che non interessano a nessuno tranne Stefano Fresi. No, non mi interessano su una chiusa legata al tuo personaggio di Smetto ma ci arriviamo. Adesso partiamo da Uno di Famiglia. È un po' buono ed è un po', non dico non buono, ma non è bonaccione per forza. Non gli puoi fare qualsiasi cosa a questo tuo personaggio. Sei d'accordo? Perché? Perché poi rimarrà anche un po' affascinato da questa famiglia, vogliamo dire, per non rivelare troppo, molto particolare, una famiglia aggressiva, una famiglia che usa anche il linguaggio della violenza, oltre che il calabrese, come linguaggio. Sono draghetisti, vogliamo, lo possiamo dire. Diciamolo. Per cui e Luca... una dialettica, come dire, ruvida. E Luca, è un borghese che, diciamo, anche è abbastanza affascinato, leggermente affascinato, comunque capisce che queste persone riconoscono in lui qualcosa che altre persone non hanno riconosciuto, e diciamo che è ambiguo. Questa linea dell'ambiguità, che io trovo molto divertente, è importante nella commedia. Sì, sono d'accordo. Come l'abbiamo portata avanti, Sermonti, in questo film? Guarda, non lo potrò mai dire meglio di come l'hai detto tu. In realtà, almeno a me come gusto personale, ma più che da attore, da spettatore, mi piace quando le cose non sono fatte proprio con l'accetta. Spesso succede che, soprattutto nelle commedie, in Italia è un colore solo, no? Invece la cosa affascinante per me, quando ho letto il copione, era proprio il fatto di raccontare la vita di uno qualunque, anche se borghese e fidanzato da un sacco di tempo con una donna bellissima e abbiente, di, come dire, per caso ritrovarsi a flirtare con una, come dire, una zona dell'umanità, cioè una famiglia andranghetista, che gli rovescia addosso la riconoscenza o la brutalità con cui te la possono rovesciare addosso delle persone che vivono con le pistole e, come dire, eliminano, tendono ad eliminare fisicamente le persone che non gli stanno simpatiche. Ecco, essere risucchiato in questa da questa strana sirena, perché la cosa succede che io salvo la vita per puro caso a figlio del capobastone, perché gli indranghetisti, i boss, sono i capobastone, come dicono nel film, che è la cosa l'unica che ho imparato, e, per cui mi portano a casa loro e mi accolgono come effettivamente un salvatore della patria, perché ho salvato la vita a questo qui, e di colpo io, naturalmente, bisogna anche dire questo, il mio personaggio, che si chiama Luca Sallustro, e non è un caso che si chiami Sallustro, grande giocatore del Napoli, nei 30, no, perché Giacomo Ciarrapico è il pronipote di Attila Sallustro, questo lo dico per i napoletani, che è mica stiamo a giocare, io sono felice, ogni volta che dico Sallustro mi si apre il cuore, perché il mio migliore amico è fidanzato con una ragazza. Bella questa roba. Detto questo, e Giacomo è uno degli sceneggiatori e ha a che fare con Pietro da anni e anni e anni. Dall'82. E fa parte del... Mamma mia. In banco insieme. 11 anni c'avevi. E Giacomo, sì, quanti anni c'aveva? Lui è del 19 settembre, io 25 ottobre. Per cui lui è un vecchio. È tutto il gruppo di Boris che si sta facendo. È il grande bufalo di Romanzo Criminale. Ci hanno bocciato, abbiamo calcolato, abbiamo cumulativa, ci hanno bocciato 11 volte. Però poi, insomma, facevamo altro. E no, quello che stavo dicendo è che di colpo non solo questo Luca Sallustro è una persona estremamente, come dire, normale, borghese, cosa, ma è anche una persona profondamente onesta, è una, sì, persona che ci tiene, sì, tantissimo, sì, a che gli si facciano, le ricevute, è una persona che però per però esempio, senza essere legnoso. No, perché certo, tu sei comunque, non è un legnoso. No, non è pizzuto, no, cioè ha la sua, si fa scivolare un po'. Esatto. Per pavidità, no, o per, come dire, grandezza anche d'animo, non lo sapremo mai. Bonomia, perché è più bonomia? Per bonomia. Per esattamente. Bonomia. Sì, sì, è una placido. Sì, è placido. Sì, è vero, è un placido. Questo è bello. È un placido. Che succede? Che per esempio la bonomia di Luca Sallustro implica il fatto che, per esempio, non gli pagano molto spesso le lezioni, fa dei lavori per delle produzioni, spesso chi insegna edizione lavora per delle produzioni e non gli pagano il lavoro, le produzioni te pagano, tranne questa meravigliosa di cosa che è una delle scene più divertenti del film. Esatto, è una delle scene più divertenti del film. E poi, per esempio, come si chiama la casa di produzione, te la ricordi? Beh, certo me la ricordo, è quella che ha prodotto il film veramente, cioè il film è Cinema 11, Warner, e la gag che si chiama Cinema 13. Cinema 13, esatto. La Cinema 13 non paga, la Cinema 11 paga, la Cinema 13 no. E invece, e tra l'altro il suo unico introito è il suo lavoro, che però non è che non sono grandi somme, e poi lui ha una casa che ha affittato a un signore sulla sedia a rotelle, che è Neri Marco Re,
che non gli paga l'affitto, facendo leva sulla, sul fatto che poverino, stando sulla sedia a rotelle, non vogliamo spoilerare, no, ma esatto, siamo in zona Alessandro Benvenuti di Compagni di Scuola, che è uno dei colpi di scena più importanti di Compagni di Scuola, di Carlo Verdone. È un omaggio proprio di questi signori a quella bella trovata di Compagni di Scuola. E c'è Neri che, che è super. E poi insomma, a poco a poco, diciamo, per, come dire, per transustanziazione, i problemi, avvicinandosi a questa famiglia, i problemi a poco si sciolgono, le case di produzione lo chiamano per dirgli che non vedevano l'ora di pagarlo. Perché rischiano di essere sciolte, forse. Beh, sì, insomma, per cui, come dire, Luca Sallustro si ritrova in questa zona, in questa terra di mezzo, per cui da una parte evidentemente, come dire, non ha paura e non gli assomiglia, non gli assomigliano quelle persone lì. Dall'altra, anche perché un'altra cosa, un altro aspetto che almeno per me era centrale, sì, è quanto erano stronzi gli amici di mia, guarda, della mia fidanzata. C'è una scena che Federici fanno con, perché è interessante. Perché lui viene trattato malissimo. Più che altro anche c'è una serata, c'è un ambiente romano che poche volte si vede al cinema, abbastanza ricco, ma più che altro esibizionista e stronzissimo, stronzerrimo, sì, anzi, per usare un superlativo tipicamente romanesco, che sta nella zona appunto della, degli antiquari, perché racconta questo ambiente, che è un ambiente... certo, Sara lavora lì, no, ecco, ormai non facciamo sempre le specifiche, no, è che ne so, ormai si sa che in Italia non puoi fare il film su quello, perché sennò arriva l'associazione che... no, raga, è un film, ci divertiamo, e lui viene messo in difficoltà, Luca viene messo in difficoltà da questi, e c'è una serata all'inizio del film molto bella, perché Luca non ce vuole andare, ed è veramente bella anche come è montata, stramontata, è straniante, molto acida quel momento di film, e stiamo considerando che questa, Alessio vuole fare una commedia, Pietro vuole fare una commedia, la Warner vuole fare una commedia, però è molto acida quella scena, e tutta questa serata con tra opere d'arte d'avanguardia orribili, sì, c'è un cervo verde, dialoghi tutti incentrati sul tuo potere economico come soggetto sociale, il personaggio di Luca che già l'abbiamo visto, ma poi mi prendono proprio in giro, perché in realtà il mio personaggio, che è un'altra cosa che mi piace moltissimo, in realtà è un, come, è un attore fallito, cioè è uno che ha fatto l'attore da ragazzino, che pesava 100 kg, era obeso, era obeso, naturalmente viene detto e suscitando l'ilarità di tutti i presenti, sta alzando il ditino, sta finendo la cosa. Un minuto. No, ci spegniamo, esatto, Tu dici che... No, per cui a me l'idea di fare un attore fallito, dopo aver fatto quel psicopatico, pazzo, mitomane di Stanis, l'idea di fare... Per me era molto presente il fatto che questo fosse uno che voleva, che ha provato a fare l'attore ed è fallito miseramente. Mi ci riconosco molto, mi piace un sacco. Quel tipo di, diciamo, di sconfitta e di scacco esistenziale, e loro glielo fanno pesare tantissimo. In realtà lui il tournant del film è quando io, vabbè, non lo dico. Basta, cioè quando al ristorante finalmente, capito? C'è una scena molto testicolare. Definizione di scena testicolare. Definizione di scena testicolare. Noi maschi facciamo schifo. E qui c'è Valentina Palumbo, c'è anche mio marito che in realtà è una donna, però lo chiamo mio marito perché la donna della coppia sono io, e loro la differenza, vedi, ma infatti, ma te vedo che siamo fratelli, te sei femmine o sei, siamo carini, e invece loro, i maschi, sia che siano donne sia che siano maschi realmente, sono aggressivi, brutali, seguono dei codici primitivi diciamo, e al ristorante ovviamente c'è quel discorso sul denaro che io amo sempre, mi piace sempre, da critico cinematografico di merda sono uno di quelli che dice voglio sentire se ci stanno 2 euro, 3 euro nelle tasche dei personaggi, 4 euro, questo è un film dove si vedono i soldi, che a me piace molto anche l'inquadratura del malloppone, le lattine di banconote, che da gangster movie ci deve essere nel gangster movie, mi piace ci sia una commedia che gioca con il gangster movie, e insomma il povero Luca è arrivato in questo ristorante e è in imbarazzo perché non ha un potere economico, c'ho 19 euro, è al tavolo con gli stronzi, tra cui c'è il re degli stronzi, che è questo caratterista che mi piace moltissimo, Giudica Giampiero, mi piace moltissimo, che c'era anche in Succede di Francesca Mazzoleni, lui è nordico, è milanese. È molto bravo, guardate, è molto, ed è il rivale, il primo rivale di Luca,
Stefano? Stefano il film? Stefano, Giampiero, che è bravissimo, che fa la parte di Stefano. Insomma, alla fine in questo ristorante c'è la rivalsa che è legata al potere d'acquisto che Luca all'inizio non ha e che invece potrebbe avere. Ah, ti faccio una domanda, visto che entriamo un po' più nello specifico. Nel film è accennato anche in relazione alla scena finale, ma secondo te loro sono proprietari di quel locale? Secondo me sì. Anche secondo me, sì. Però mi piace che Alessio non... Cioè, che non si calchi... No, ma era una cosa che abbiamo detto, ma che ce ne frega, che dobbiamo... Però devi essere uno spettatore... Però è certo che loro, cioè, come dire, si presentano con una manona su una spalla al cesso, per cui si presume che loro siano un po' ovunque, ed è una manona di uomo. Io la trovo... E poi arriva lei, e lei lì fa paura. Molto... Allora, lei è Lucia Ocone, che è in un ruolo divertentissimo, Lucia, fantastica, guida la macchina... meglio di James Bond. Esatto, ecco, quella è la meravigliosa finzione del cinema. Già è divertente vedere una donna appunto fortissima che guida la macchina con Luca, che Pietro che sta in macchina, che ha paura e è entrato nella vita di queste persone. La vita di queste persone è sgommare, la vita di queste persone è guidare la macchina benissimo, è guidare la macchina benissimo per Roma. Cosa quella è la macchina, terribile, celestona, quelle borchie gialle con l'alettone. Tra l'altro, in quella scena lì io sono stato molto fortunato e invece Lucia meno, perché naturalmente essendo in due in macchina i primi piani non si potevano fare contemporaneamente essendo tutti e due in macchina, anche perché Lucia Ocone non guida neanche a 8 all'ora, però doveva simulare questa grande disinvoltura, mentre io, per cui io facevo le scene mie con lo stunt vero, con sto cappellone che vedo tutti sti peli e facevo il dialogo con questo stantone andando a 180, per cui la mia paura era molto facile da raccontare, mentre lei invece doveva simulare cose, credo che avesse il braccio di uno da sotto. Insomma, è stata una roba, sono quelle cose che a me piace tantissimo, il dietro le quinte, c'è poco da fare. Beh, è molto carina quella scena, già, ed è verso l'inizio del film, già vi fa capire appunto Luca in che posto è capitato nell'abitacolo di un'auto che sfreccia, guidata da una signora che è forte, e Lucia la interpreta benissimo, anche perché ha un lato sessuale che vorrà esercitare su Luca. Quindi tutti e due, Benvenuti e De Bernardi, parlavano di comici trombanti, comici non trombanti. Parliamo comunque sempre del fatto che questi signori, che sono artisti, sempre per tornare alla mia gaffa iniziale tecnica, mm-hmm, da pigro, sul talent, si portano dietro il loro strumento d'espressione. E Lucia e Pietro devono giocare anche con il loro sex appeal, che c'è. C'era Lillo, c'era Pasquale Pedrolo che rideva in faccia a Lucia quando Lucia si metteva la ghepiera alla fine di Nessuno mi può giudicare. Ti ricordi che c'è, a proposito di Max Bull? Ma Lillo mi fa ridere pure se è al buio. Cioè, per cui... Però lo faceva ridere a lei. A lui, c'era Lucia che si metteva tutta sexy. Ed era divertentissima. Max Bruno è il film che fa esplodere Paolo Bertellesi, fa esplodere Max Massimiliano, era il suo primo film da regista, e c'è questa scena divertentissima. Poi Lucia, invece, sappiamo che Lucia è molto, molto sexy, è molto arrapante, e in questo film, appunto, tra i due c'è anche sto gioco che serve, perché poi c'è Sara che sta a casa, che è questa donna bellissima con la quale Luca e che potrebbe entrare quasi in rivalità con il personaggio di Lucia. Infatti a me piace moltissimo la scena in cui si incontrano, in realtà è l'unica fighissima del film, in cui si incontrano le due donne e lei dice cose, per esempio pulita, che in calabrese significa bella, lei non lo capisce, e poi c'è questo famoso sciamparata, però in quel minuto di scena è potente. Sì, è potente. Arriva, è molto brava anche Sara, cioè si fronteggiano le due, sono due bellezze completamente diverse. Sara, lo sappiamo, sembra venuta da Amsterdam, oppure sembra venuta dalla California degli anni, di fine anni 60, la Felberbaum, c'ha questa fisicità, c'ha questa allure hippie, Nord Europa o California, sappiamo, molto affascinante, e invece Lucia è bella mediterranea, anche con dei tratti dark, perché è una femme fatale. È vero, che tra l'altro ha fatto in una lingua non sua, che non è un dettaglio, uno può pensare, non è un dettaglio. Adesso arriviamo a 4-5, allora arriviamo, io lo so che tu lo ami molto, Mattia Torre, che, così spieghiamo, perché sembriamo dei matti, allora, Pietro ha raccontato anche di un'amicizia che nasce sui banchi di scuola, un po' come De Sica, mi ricorda molto De Sica Verdone, c'è una scuola, c'è la frequentazione di uno stesso liceo. Allora,
Il gruppo di Boris, diciamo, vede Pietro molto organico ad alcuni dei creatori di Boris a livello di scrittura, che sono appunto Giacomo Ciarrapico, e poi c'è Mattia Torre, poi c'è Luca Vendruscolo anche, che ha diretto. Però diciamo a scuola insieme, in classe insieme, c'eravamo Giacomo, Mattia e Andrea. E Andrea Sartoretti, ve lo ricorderete. Poi ci hanno separato su, cioè nel senso stavamo nell'ultimo banco. Però avevamo un professore italiano, Nicola Maggi, che saluto ancora con tutto il cuore, che aveva capito che eravamo dei cazzoni, per cui aveva lui, quando non avevamo studiato, cioè sempre, lui ci diceva: vabbè, ma allora raccontatemi una cosa, venitemi a raccontare una barzelletta. Per cui facevamo in realtà teatro, ed era una necessità, cioè nel senso abbiamo iniziato, almeno io, a fare teatro per non essere cacciato dalla scuola, prendere zero, per cui c'era questo piccolo movente e dovevamo inventarci queste storielline. Lui probabilmente aveva intuito cose che ancora non sapevamo, però ecco, ci conosciamo sì da 35 anni, siamo cresciuti insieme. E ci è venuto tanto, quando è nato Boris ci veniva da ridere, che, cioè vederci tutti insieme lì come sulle panchinette a 12 anni. Bello. E Mattia Torre da Boris, che è stato, come sapete, un appuntamento fondamentale nella carriera di Pietro, perché era stato Guido Zanin in Un medico in famiglia, era stato lì super. Ma quella è la più grande botta di culo della storia che può avere un attore. 8 anni, ragazzi. Chi? Tu 8 anni. No, beata a te. Chi? Cosa? 2001. Bene, finita, sì, stiamo parlando. Sì, no, sì. Io ho fatto 3 serie, la terza, la quarta e la sesta. Sì. Ok, per cui 2003, 2004 e 2006. No, certo, no, no, io dicevo 8 anni di serie televisiva forte, 8 anni in medico in famiglia, 2001-2009. Te ci stai una parte, sì. Io entro con la botta di culo, cioè entri in una serie che è la serie nazionale popolare. Non a caso, forse. No, quella è la più grande botta di culo, perché mi sono potuto prendere in giro io da solo. Perché nella pilota, forse tu non lo sai, ma io ero vestito da prete. E io gli ho detto: ragazzi, io ho fatto il medico in famiglia, non datemi il camice, il bianco, cioè giochiamo su quella roba lì. E poi la fortuna vera è che io stavo in banco con questi signori qui, perché una casting normale, che mi chiamava a me per fare il provino, in Italia se sei alto e c'hai gli occhi chiari non puoi fare ridere, cioè è porca puttana, cioè nel senso non c'è verso. E allora, per fortuna, loro sapevano che ero anche capace di essere un po' fessacchiotto, se no mai mi avrebbe, cioè se avessero fatto, sono l'unico che non ha fatto il provino, l'unico, tutti hanno fatto i provini e io ero l'unico raccomandato, e quello mi ha salvato la vita, nel senso che, cioè, non che io avessi corso dei rischi terribili, però ecco, poter giocare così tanto e raccontare, a me la cosa che mi piaceva ridere di Boris era che si parlava tanto che era del grottesco, della cosa surreale, era un documentario, era ma io lì già capivo lo iato che c'era tra la percezione dei giornalisti, questo mondo surreale, ragazzi, ma dove li vedete? È anche un po' l'ipocrisia tipica italiana del non voler vedere una realtà che loro, con un approccio molto anglosassone, che però è brutto dire anglosassone, perché veramente... Io lo sai che non lo posso più dire, perché siccome dico troppo italiano, io ogni volta che dico... ma lo sai che è una cosa terribile, cioè mi ridono in faccia. E dico, capito, era il tormentore di Stanis La Rochelle. Era il tormentore di Stanis La Rochelle. Invece, appunto, aveva questa capacità di fare una sorta di proprio dissezione quasi medica di che cos'era una produzione media di fiction, dove non è che c'era il male, c'era semplicemente questa rassegnazione al brutto che loro mettevano in scena e che sembrò rivoluzionario quando in realtà, e sembrò fantastico e creativo quando in realtà era, come dice giustamente Pietro, un documentario. Da questo gruppo creativo che crea questa grandissima serie televisiva che va dal 2007 al 2010, che continua e che anche diventa virale e che arriva nelle case di tutti anche in modo illegale e diventa un tormentone, arriviamo a questa cosa che fa Mattia per il teatro, molto più lugubre, molto più sperimentale, che io trovo geniale, che la ricollego, vedi, è stato un omaggio bellissimo secondo me, perché Mattia Torre fa una cosa, adesso ne faccio parlare a Pietro, che veramente chi ha avuto la fortuna di vederla a teatro è stato fortunato, perché in un ambiente circoscritto, circondato dal nero, c'è un gioco sul dialetto calabrese che si mischia in un modo pazzesco anche a ricordi di latino, il volgare, e qua arrivano a papà, ai lavori di Vittorio Sermonti su Dante, perché tutto... Mio padre l'amava tantissimo. 4, 5, 6 si chiama questo spettacolo.
e c'era un Di Lorenzo incredibile, c'era il gruppo Carletto in Bonn, c'era Carletto De Ruggeri e c'era questa, e c'era Dario Fo anche, c'era l'eredità di Dario Fo, c'era questo Gram Law, questa lingua che in lingua era, dove questi si dicevano delle cose. Poi è una cornice di crudeltà. È una cornice di crudeltà. Perché mi piace come è stato portato qui 456? 456 che è veramente molto, molto anche cattivo, e perché loro erano cattivi. Tutti i discorsi sull'odio, l'odio. Poi la crudeltà dentro la famiglia. Cioè, c'è in Italia c'è questa cosa, la famiglia, la cellula, è una cellula, come dire, di sociale mafiosa. Cioè, questo inno totale sempre alla famiglia, ho capito, ma è quella l'unità di misura della mafia, per cui la famiglia va bene, e quindi nella famiglia di 456 succedono cose di una brutalità, di una violenza psicologica, emotiva, inimmaginabili, ed è in qualche modo il lascito anche del gruppo dei Borisiani, perché in realtà l'abbiamo prodotto la prima cosa, io e Nini Bruschetta, con i Nutrimenti Terrestri. Grande. E io non dimenticherò mai, proprio in tutta la mia vita, quando io e Nini a mezzanotte e mezza del giorno prima della prima, dell'anteprima, abbiamo visto per la prima volta loro in scena al Piccolo Eliseo, piangendo dalle risate, dalla gioia. Io credo di aver visto quello spettacolo, non sto scherzando, 40 volte. L'ho visto ogni volta che c'è a Roma, l'ho visto sempre, anche due sedute all'Ambra l'anno scorso, cioè è proprio una malattia. Mi sono ammalato per portare gente. Se lo trovate in giro per l'Italia, perché ogni tanto vanno in delle... Lo potete trovare anche in una forma interessante dentro uno di famiglia, perché è come se l'avessero mangiato, cioè portano alcune delle patologie della famiglia di 456, stanno dentro uno di famiglia. Per esempio, il personaggio di Carmine e De Lorenzo, a un certo punto c'è cattiveria anche lì, perché tu è capisci vero... quanto è stato difficile per me, che avevo visto 40 volte quello spettacolo relazionando a lui, cioè, e lui è Ovidio, non c'è verso. E non c'è niente di più bello, e Pietro lo sa, che prendere un attore che ha una faccia ancora più di Pietro, marcatamente buona, tanto come, che ci ricorda Walter, che adesso non c'è più, che fa regista, che fa regista, ci ricorda quest'uomo politico che è quasi evaporato e che adesso ci manca quasi la dolcezza di Walter Veltroni, ce l'ha Massimo De Lorenzo. E De Lorenzo è il personaggio più, io questo lo adoro, in America per fare stylist lo chiamano against the type, cioè lavorare contro il tuo tipo, contro la tua tipologia, e c'è un De Lorenzo in questo film che è l'erba cattiva, a un certo punto lo dicono, perché a differenza di 456 qua si deve dire che la famiglia è anche una cosa bella, perché loro sono anche leggermente da invidiare, non solo perché ci sono dei carismatici come Ocone, Frassica, che hanno una componente comunque di grande carisma e di bonomia, perché ce l'hanno, perché sono Lucia Ocone e Nino Frassica, ma comunque è una famiglia quasi più costruttiva che distruttiva, anche se arriverà un colpo di scena legato al personaggio che poi ha fatto entrare Pietro, molto bello, ecco, io amo molto il film di Alessio per delle cose che mette interessantissime, per esempio il lavoro che c'è sul personaggio del giovane attore, che è quello che è il collegamento con Luca, che ha portato Luca dentro, perché ha una tristezza, è un dramma dentro, sì. E sta recitando da una vita. Sì, e questa è una cosa che se tu vedi il film la seconda volta forse te ne rendi anche più conto. Sì, perché certo, perché all'inizio non lo sai, cioè non lo pensi, e poi lo capisci. Quindi questa famiglia, quante volte l'abbiamo visto anche in Terapie e Pallottole, quante volte abbiamo visto, e va bene, giocare sul fatto che la famiglia mafiosa in una commedia è anche vitale, ripeto, rispetto ai borghesi, anche un po' che sono più distaccati, che sono più nichilisti, ok, è una cosa che si può fare in commedia, ma quello che è bello è che lo ricollega con 456, che a un certo punto però poi arriva proprio la... non è solo che fa ridere anche quello andare a prendere il mitra nel cassetto, è l'idea che ci si ammazza, che sei una bestia come Carmine, il personaggio di Massimo. Ci si ammazza e si viene redarguiti da Nino Frassica, che dice: è da quando c'hai 6 anni che ti dico che non devi sparare in casa perché mi schizzi le pareti di sangue. È quella non lo so, papà, lo so. E De Lorenzo, che ripeto, è l'uomo più buono del mondo come viso, è perfetto a fare. È stupendo. Poi io, cioè, proprio un piezzecore, un fratello. Tra l'altro, lui ha aiutato anche a Lucia con il calabrese. Per cui era lì. La cosa bella era che lui, comunque, anche se non era in scena, era lì, sempre presente. E no, vabbè, vi godetevelo, perché io sono, guarda, secondo me un aspetto importante di questo film è che
adesso senza, come dire, generalizzare, però di solito mi capita di vedere dei film in cui magari i ruoli un po' più piccoli vedi che sono un po' a salve, battono un po' a vuoto. Invece la sensazione che io ho avuto facendo questo film, essendo praticamente in tutte le scene, è che era sempre, cioè che la palla rimbalzava sempre bene. La palla veniva restituita. E paradossalmente io, guardando il film la seconda volta, la prima non ci ho capito niente, ma la seconda ho capito che in realtà il mio ruolo è abbastanza anomalo, perché io mi sento veramente un alzatore a pallavolo. Beh, tu sei Jack Lemmon, tu sei... Ma tu devi essere anche in un certo senso il più debole. Però questa struttura... tu stai lì, tu fai l'alzatore, è ovvio che fai l'alzatore. E quella è una cosa... Perché nel momento in cui ci sono le scene che si entra lì a casa, tu c'hai Frassica attorno a te, c'hai Ocone, c'hai De Lorenzo, c'hai anche quello che non parla, che è fantastico... meraviglioso che fa solo tanta paura, il ragazzino che è una bomba pure lui, e Pietro, dovendo fare l'italiano, poi noi lo spettatore deve essere anche un po' passivo, quindi insomma è bravo. Guarda, se c'è diciamo un sapore, un colore dell'animo umano che mi piace rappresentare come attore, è l'imbarazzo. Cioè questo valzer sull'imbarazzo, io l'imbarazzo è la mia vita. Bravo, mi hai fatto un link con Smetto Quando Voglio, meraviglioso, inconscio. Esatto, inconsapevole. No, volevo posso dire poi ci torniamo. Sì. No, perché secondo me una cosa... No, perché secondo me una cosa molto interessante di questo film, per esempio, è vedere il signor Nino Frassica, che uno è abituato, io, a me fa ridere sempre, cioè Nino Frassica è un surrealista, è un uomo che gioca con la lingua, con le parole, svelto, rapido e cose. Il fatto che questo signore si sia messo e si sia tagliato i capelli come se li è tagliati, per cui lontano da come lo conosciamo, e si sia calato in un ruolo di questo tipo qui, secondo me è una delle assi portanti di questo film qui, ed è non l'avete visto, cioè non l'avete mai visto. Fa Frassica solamente all'inizio, fa un nonsense tipicamente frassichiano per chi ci è cresciuto. Lui aveva 16 anni, è indietro tutta, io ce l'avevo 13, cioè 3 anni più di me. Sembra che ce ne sei di me, in realtà sono solo 3. No, esatto. Beh, su questo vorrei fare un sondaggio. Cioè, tu sei più giovane di me, sicuro? Sei una merda, sei molti. Però sì. Se è vero che sei del 71, tesoro, magari sei del 68. No, bella te. No. E tra l'altro la genialata della Warner è fare uscire il film il giorno del mio compleanno, capito? Che compio, diciamo? Basta fare 71 le cose. Ma non lo fa, diciamo. No, compio 47 e festeggerò a 1 mattina. 47? È uno spoiler? No, lo so. Bene. Saxarubra. Detto ciò, è un regalo meraviglioso. È un regalo meraviglioso. Mi piace assai questa cosa. Ed è vero, fa la frassicata solo all'inizio e poi. Ma questo è il lavorare sull'icona, cioè tu lavori sull'icona, non ti fai schiacciare l'icona e crei il cinema. Che è quello che adesso lo so, vabbè, magari non sarei d'accordo, è quello che non si riesce a fare, e qua devo mettere una nota critica su un genio che non è stato declinato ancora in chiave cinematografica, secondo me, che è Corrado Guzzanti. Cioè, con Corrado Guzzanti non ce la facciamo. Una cosa? Sì, okay. Però non si riesce. Sono le stesse. Ma io ti dico che non si riesce con Guzzanti perché per qualcosa che di enorme, di indomabile quasi, che c'è in lui. Beh, è anche perché secondo me l'abbiamo visto talmente tanto dentro a un contenitore, l'abbiamo visto talmente tanto dentro a delle mascherone di cui lui era autore, perché il problema è questo. Ti ho detto, è indomabile. Lo infili. John Landis diceva: Chevy Chase non lo puoi declinare in chiave cinematografica. Con The Night Ride io posso fare quello che cazzo mi pare. E infatti, The Night Ride è un mito di tutta una generazione per il fatto che The Night Ride era un comicone, e poi Una poltrona per due, che è una cosa, è un ruolo che potrebbe fare Pietro tranquillamente, va a fare una cosa diversa da Saturday Night Live. Il problema di Corrado Guzzanti, che ripeto, per me è Dio, non è declinabile in chiave cinematografica, e anche Guadagnino non ci è riuscito. E qua apriamo, perché Big Splash, non hai visto? No. Vediti Big Splash, perché c'è tutto, lo diciamo, io lo dico, ripeto, con un amore per Guzzanti incredibile. Vabbè, ha manifestato il desiderio di fare Boris, perché Caterina aveva visto Boris, per noi siamo caduti per terra. Cioè, io quando stavo sul set con lui, cioè avevamo. Poi lui è talmente timido
e comunque è molto, tutto, è molto timido. Per cui era un gioco incredibile, ma noi eravamo come di fronte a Maradona. Ma vorrei vedere, ma perché è Maradona? Sì, 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 ma questo dubbio. Genio in chiave cinematografica è tosto, è veramente, è come se non riuscissi a farlo diventare mai. Però me lo dice a me. Scusate. Ce lo dico perché te voglio bene, sento che c'è ci una penso sintonia. Io, quando sento adesso esordisco la regia. No, no, lo so perché sei legato a Corrado Guzzanti anche per delle cose, delle esperienze artistiche. Però ti assicuro che come prima cosa proprio da spettatore malato che cadeva ma per certo, terra. Ma è ovvio. Adesso ti voglio fare una domanda più quello... Guarda, io l'unica cosa su cui sono professionale è lo spettatorismo. Allora, mi dici la volta che hai chiesto a papà perché amava tanto Dante Alighieri, che gliel'hai chiesto sicuramente o comunque lui te ne ha parlato. Che beh, cosa ti disse? Beh, mi racconta quello che racconta poi nella prefazione, cioè che lui si è innamorato di Dante Alighieri perché il babbo suo lo leggeva ai gemelli, loro erano sette, e il mio babbo era dei maschi il più piccolo, c'era il più grande Rutilio, che è morto un paio d'anni fa, personaggio piuttosto strano, singolare, con una vita incredibile, e poi c'erano i due gemelli che hanno 3 anni più di mio padre, avevano perché non c'è mio padre, e glielo leggeva, e poi e mio nonno aveva la caratteristica di fare delle passeggiate, gli piaceva molto passeggiare, anzi come giustamente diceva mio padre, mio padre odiava passeggiare e amava camminare, e lui però si faceva delle passeggiate tipo, che ne so, da Santa Marinella a Tuscania, ecco, allora, o da Pisa a Livorno, ecco, in queste passeggiatine a mio babbo, che aveva 10-11 anni, gli raccontava Dante, lui non capiva niente, ma era affascinato dai suoni, e poi ne parla tantissimo, insomma, qui, sì, quella è... E quindi è stato un innamoramento musicale? È stato un innamoramento, direi di sì, perché il senso di quello che lui ascoltava era remotissimo, gli si appiccicavano addosso, gli si impigliavano delle parole, però per esempio mio padre è sempre stato innamoratissimo degli elenchi di nomi, anche nell'Eneide, cioè gli elenchi di nomi che siano di luoghi, di persone, gli elenconi, a lui lo commuovevano, ha scritto anche un libro sui nomi in Italia, insomma. Però l'innamoramento è stato un innamoramento puramente sensuale, non logico, di suono, sì, che so i veri nostri innamoramenti, sia fisici, i veri no, ah dai, può capitare pure adesso, Pietro, immaginiamo che capiti sì. anche adesso e capita sì. anche ad altre generazioni, sono le cose vere. Beh, allora io mi innamorai di tuo padre quando lo vidi invitato da Benigni in una delle tante apparizioni televisive di Benigni legate a Dante, arrivò questo signore che io mi innamorai di lui per l'arguzia che aveva negli occhi, cioè aveva un modo di portare se stesso, non sapevo nulla, non sapevo chi era Vittorio Sermonti, non sapevo che era uno dei più grandi dantisti italiani, ma arrivò e già quel sorriso e quella luce negli occhi, quell'ironia che riusciva proprio a... e vedevo Benigni che, come tu con Guzzanti, Benigni assunse un atteggiamento proprio come facciamo noi che siamo devoti, e lì io ed ero piccolino, perché insomma non ero vecchio come adesso, Pietro, una 15-20 anni fa, una delle prime apparizioni televisive di Benigni con Dante, chiamò questo Vittorio Sermonti ed era così, e Benigni cambiò, cioè lasciò la scena a Vittorio Sermonti. Vittorio Sermonti, leggerissimo, come piace a noi, con grande... E quindi basta, questo è un ricordo che io... Allora, da lì Vittorio Sermonti è entrato nella mia vita e poi ho seguito, diciamo, la sua storia di dantista. Ok, adesso usciamo da questo e mi ricollego a quella cosa bella che hai detto, che ti piace lavorare sull'imbarazzo, è vero. penso che sia un acchiappo, una maniglia, anzi, ve lo sarà un termine caro a voi, buona, utile. Quello che mi piace da morire dell'orribile, e qua arriviamo alle mie masturbazioni, caro Sermonti, che non sono fisiche, dell'orribile. Ma sono puramente intellettuali e morali, quasi alleniane. Io sono molto affascinato dallo splendido Andrea De Sanctis di Smetto Quando Voglio, perché Andrea è il personaggio che mi affascina di più di tutti, di tutta la banda dei ricercatori, perché in De Sanctis non c'è l'imbarazzo. Adesso voglio provocare Sermonti da questo punto di vista. Andrea,
Intanto Andrea è colui che coltiva il culto del non imbarazzo, proprio perché è un uomo che lavora di mimesi e si mimetizza, non ci deve essere l'imbarazzo, è un genio della truffa, è un genio del camaleontismo, essendo un antropologo geniale, sa benissimo capire in che situazione si trova, capire... Sì, benissimo, ogni tanto poi sbaglia, però sì, esatto, è un po' cialtrone, però certo... Però io voglio dirti questo. No, aspetta. Non c'è quasi mai l'imbarazzo in lui. Tanto che fa una cosa che per me è chiave, cioè lui è colui che ucciderebbe. Sì, probabilmente sì. Lui ce l'ha la pulsione. Lui è quello che dice uccidiamo. Adesso, chi ha seguito la saga... Andrea, in un certo tipo di situazione estrema in cui Sidney Sibilia e i grandi realizzatori mettono questa banda di cercatori, perché è anche un po' un thriller a un certo punto questa saga che noi amiamo molto, Andrea è uno di quelli che dice uccidiamo, facciamolo anche in questo. È vero, adesso sì. Lo so che lo sai, è un antropologo. E quindi conosce la sopraffazione della storia dell'umanità, conosce che ci siamo sopraffatti dall'inizio dei tempi e c'è qualcuno sempre che ha ucciso qualcun altro, e questa cosa lui l'ha assorbita essendo un intellettuale che ha capito questa roba. È vero, però la domanda che io ti faccio è, invece, secondo me, ma non sai poi la mia conclusione, però prima voglio sentire che dici una cosa su Andrea, sul fatto che è vero che qualcosa la sbaglia, perché la sbagliano anche gli altri qualcosa. Sì, perché anche però è un cialtrone fino a un certo punto Andrea, a parte che diventa sempre più figo come tutti, cioè le azzecca Pietro, le azzecca, cioè è uno forte. Però io forse perché mi frequento diciamo da 47 anni, però cioè, per cui rispondo per me, ma io so che dentro di me la vera molla per la mimesi e la vera è una profondissima timidezza, che probabilmente invece Andrea De Sanctis non ha, in questo è diverso da me, però io ho sempre pensato che la timidezza fosse una forza profondissima, che fosse quel tempo in più che ti prendi per da quando sei bambino, cioè io fino a 20 anni ero Harold di Harold e Maude, cioè non parlavo proprio, c'era mia sorella e faceva una cagnara impressionante. Dei finti no, magari quando ho visto quel film ho detto: oh, donna, facevi l'amore con le vecchie. Che meraviglia. No, Ashby, capolavoro della strada del cinema. Capolavoro assoluto. Per cui io so che ho immagazzinato quel poco che ho capito nella vita e che poi riproduco e cose, l'ho immagazzinato nel silenzio delle timidezze, degli imbarazzi, nel aspettare che l'ascensore fosse vuoto, nel nascondermi nel palazzo e aspettare di non incontrare nessuno, perché mi cagavo sotto un cane con tre zampe che mi ha rovinato la vita, insomma. Per cui te lo dico solo perché, appunto, parlandomi della mancanza di timidezza di Andrea De Sanctis come, diciamo, spinta verso la mimesi, invece dentro di me è proprio... Ok, però... Anche se, e qui chiudiamo, io penso e sono convinto che ci siano due grandi categorie di attori, quelli che lo fanno gli attori per mettersi la maschera e quelli che lo fanno per togliersela. E lei, Sermonti? Tento clamorosamente di fare la seconda, naturalmente. non c'è altro, non mi interessa niente. Credo che sia anche ogni tanto il limite anche delle commedie italiane che... Sì. Che troppo maschere, cioè io ho bisogno dell'anima, cioè Jennifer Aniston in Friends ti fa piangere e un secondo dopo cadi per terra perché risuona qui dentro. Spesso diventiamo un po' di, cioè nelle commedie ci si diventa un po' di cartone, ci si dimentica un po' il cuore, l'anima, non, e invece non si può, non si fa, e infatti c'è il battutismo, che è una, a me piacciono le slapstick, mi piace la commedia di situazione, mi piace Buster Keaton, mi piace quella roba là. Ecco, adesso non vorrei citare Stanis, però ecco, quello è molto italiano invece, il battutismo. E in questo film veramente non c'è. Non c'è. Che è una commedia brillante, evidentemente, che fa ridere, però non, come dire, i percorsi narrativi drammaturgici non sono quelli. E questo mi rende particolarmente orgoglioso. Anche se non l'ho scritta io. L'ha scritta tra l'altro Andrea Carello, che ha scritto il primo Smettere con l'olio. Esatto. Diciamo. Andrea faceva parte con Sidney della... E il grande Valerio Attanasio anche del Tutto Fare. Ok, bello, però tu scrivi... io ti vedo anche come... Beh sì, sei un attore autore, ti porti dietro un mondo e sei uno che... Ma che infatti non volevo fare attore. Ma si capisce questo? Cioè io ti dico solo che la perfezione della mia vigliaccheria
ha fatto diventare un mestiere, cioè quello dell'attore, in realtà quello che è l'alibi per non prendermi le responsabilità che si deve prendere un autore, perché io dico, è che sto a lavorare, che bella sta cosa, è così, non c'è un bagno, ma non è un gioco, è proprio così, cioè io l'ho capito proprio. Perché io dico, hai fatto analisi? Sì, sì, di tanti... Adesso anche... Davvero? Sì, no, ne ho fatte un po' a sbalzi, perché a 15 anni avevo dei problemi. E quando hai detto sta cosa all'analista l'ha fatto... Pietro, abbiamo fatto un buon percorso. No, adesso un aneddoto che fa ride, perché il mio primo analista, avevo 15 anni e appunto ero Harold, per cui i miei a un certo punto hanno detto vai a parlare con qualcuno, perché avevo difficoltà proprio a produrre sintassi e cose. No. E mi sono trovato di fronte a un signore molto amabile, in realtà, che si faceva un sacco di risate. Io a un certo punto il mondo mi deve pagare. Perché naturalmente, e qui cito il mio babbo, naturalmente nella pretura interiore in cui abbiamo sempre ragione noi, io raccontavo, come tutti sanno chi va in analisi, racconti la versione, cioè ognuno, la propria vita è l'aggiustamento di una versione sopportabile. Questa totalmente è... d'accordo. Perfetto. Allora io vado da questo qui che mi fa, avevo un'anticamera con i vetri smerigliati nel suo salotto, e la terza volta che ci vado e pensavo, non mi devi pagare però, perché io, lui sta ride sempre e io capivo che non serviva a niente perché io facevo solo la ruota, probabilmente chissà cosa pensava lui. Insomma, la terza volta che sto lì, che aspetto, vedo smerigliati e cose, insomma, mi metto lì, cammino perché ha ritardato quello prima di me e inizio a guardare le foto, indugio, a un certo punto vedo lui abbracciato su una barca a vela che tiene un ragazzo di 14-15 anni che abbraccia un ragazzo, evidentemente suo figlio, anche perché poi erano identici, che era quello che ai tempi, diciamo, quando uno aveva la cannetta, era, per cui ho detto, ma io posso andare a fare analisi col padre del pusher, per cui ho detto, secondo me forse non è la persona migliore. Questo è verissimo. Bellissimo. Peraltro un grande professionista, il figlio bravo, ha fatto carriera e questo non lo so, però era un vero professionista. E belle ste cose che mi piace, Pietro. Ma infatti le scene di analisi con Ambra sono le scene più belle del film che hai fatto con Ambra. Ah, sì, sì. Terapia di coppia. Beh, per c'è avanti. C'è anche un triangolo interessante con il signor Rubini. Mamma mia, quanto esilarante. Cioè Rubini è molto e quello è divertente, perché lui e Ambra vanno e sono bravissimi, cioè sono molto belle le scene. Sì, anche perché è talmente, sì, perché io mi ricordo soprattutto la prima tantissimo, che è lei che cerca di spiegare appunto che non siamo sposati e lei dice, vabbè, ho capito, non è grave, cioè fino ad arrivare a dirgli, no guardi, forse non ha capito, noi siamo in terapia ma siamo amanti, che era la cosa che all'inizio del film io non, ed è talmente, come dire, è talmente ridicola. Io vengo dallo sport, tutto quello che ho imparato nella vita l'ho imparato in campo, per cui per me proprio quelli con cui balli sono fondamentali, cioè se la palla te la ridanno, se tu lavori con Rubini, la palla ti arriva bene, genio, c'è poco da fare. Genio. E sei più bravo, cioè io guardando Sergio l'anno scorso, per cui già ormai sono l'uscio della terza età, io ho imparato un sacco di cose e ho capito un sacco di cose che avrei voluto fare da attore che poi non sono riuscito a fare. Grazie. Devo dire la verità, però le so perfettamente, cioè gliel'ho proprio viste. Recuperatelo sto film, perché Rubini è molto strutturato come analista, perché è un analista esperto, colto e anche abbastanza affermato, e viene completamente destrutturato da sti due mattoidi che gli arriva al studio e parte in un delirio anche tipicamente maschile, adorabile, fantastico, la vera commedia che amiamo. Che è lo stesso bene o male gruppo di lavoro, diciamo, di questo qua. Certo, infatti si sente Sermonti che c'è un percorso. D'altronde è bello, no, per un attore legarsi a esperienze così forti. In fondo è un po' la tua vita, sta diventando così. Tutti i franchise, Boris, che è un franchise che è anche un'amicizia, poi smetto, poi questa roba qua. Sembra, è come fare teatro costantemente. Sì, ma io ho veramente una gratitudine proprio viscerale nei confronti insomma, di Cinema 11, della Warner, cioè di chi mi ha consentito ormai a 46 anni, non è piaggeria e cosa, ma per come funziona, bene o male, se uno un po' lo conosce, diciamo, il sistema, ecco. Cioè non è detto che tu a 45 anni trovi qualcuno che ti fa fare un film così grosso da protagonista, non sta scritto da nessuna parte, cioè può anche non succedere mai. Il fatto che questi signori abbiano pensato che io lo potessi fare è una cosa che io non dimenticherò mai, cioè c'è poco da fare. Poi magari non lo faccio, non è finito qua. No, però no, nel senso, ma io non ho particolare febbre, cioè non è che dico adesso
fatto il protagonista, adesso vado a fare 7 cose in un film e 5 in un altro e 2 in un altro, per cui proprio non me ne frega niente, mi interessa la partitura drammatica. Questa roba qui non è un dettaglio, perché al cinema soprattutto, mentre in televisione mi è capitato di fare cose collettive, io sono proprio l'attore da 7 cose, te posso dire la verità, perché ognuna me la godo proprio tanto, l'ho capito. Ma quanto sei vivo, mi piacevi prima, mi stai piacendo sempre di più. Porca puttana. No, ma sei fantastico, perché lo so, infatti, dobbiamo, invece io mi sono affezionato, mi piacerebbe che rimanesse qua per sempre. Sì, anche loro si prendono le ferie. No, io pure devo dire, guarda. No, ma invece a loro sta roba gli piace un sacco, anche perché appunto non è montata e stiamo andando a ruota libera, però io voglio dirti che volevo che Andrea morisse. Perché volevo che Andrea morisse? Un po' perché avrebbe dato a tutta la saga di Andrea De Sanctis, il personaggio che interpreto nella saga di Smetto quando voglio, perché sennò sembra amico mio. Fresi è rimasto scioccato all'inizio quando gli ho fatto il pistolotto, poi però mi ha dato ragione, forse perché è buono, stava qua, ma poi hai detto a lui che speravi che io morissi? Sì, no, non speravo, mi sembrava giusto e che avrebbe dato una caratura più profonda alla saga, nel senso che chi lo dice che in commedia non si può morire? Chi lo dice? Anzi, i grandi maestri della commedia, appunto, a lui gli piace tanto Buster Keaton, che c'era la morte e la depressione, sembrava che fosse già morto, no? In un certo senso. Assolutamente sì. Ok. Quindi, io che so il massimo esperto italiano dei Monty Python, so che cosa loro hanno fatto sulla morte, sulla fine dell'esistenza in chiave anche creativa e fantasiosa ed esplosiva. Quindi mi sembrava giusto che morisse uno di loro. Avrebbe dato... Io? Sì. Volevi uccidere? Mi sarebbe sembrato molto raffinato che l'uomo, l'antropologo che era pronto a uccidere in quella farmacia quel giorno e che non uccide per un puro caso, perché Andrea vuole uccidere Apie. Andrea, io ripeto, guarda quanto abbiamo riso. Ok, io non so, io sto a fare l'analista, cioè la mia non è una cosa morale, la mia è che figata sarebbe stato se, visto che è diventata anche un discorso molto serio sulla nostra generazione, lo era fin dall'inizio, Pietro caro, però poi col personaggio di Mercurio, di Locascio, arriviamo quasi al terrorismo, arriviamo alla bomba all'università, roba forte, cioè tu porti il discorso, quel discorso di anche nostra sconfitta generazionale, siamo stati quelli distrutti dalla meglio gioventù, ci hanno ballato la samba sui coglioni da quando avevamo 20 anni, siamo quelli iper scolarizzati e che non arriviamo, che è lo spunto, iperscolarizzazione, successo sociale, iperscolarizzazione, ipo, e quindi arriva eccoli qua, banda dei ricercatori, tu diventi, far sposare, prendere Breaking Bad e unirlo ai soliti ignoti, geni. Beh, insomma, ragazzi, portiamolo alle estreme conseguenze. Uno, uccidetemelo, Andrea. Andrea era perfetto. Posso fare qui adesso, se vuoi. Che ne pensi di questa roba? Ne avete parlato mai? No, guarda, no perché Sidney sta lì a fare. Invece. No, nel senso, in questi termini no, però una cosa che io porto proprio nel cuore, di cui sono molto felice, è che sia Boris sia la saga di Smetto è stata, come dire, presa da, come diciamo, esempio di ribellione alla precarietà, alla rassegnazione al brutto, cioè noi avevamo proprio i ragazzini, e questa è una cosa, tra l'altro, qui dico una parola pornografica, ci sono gli intellettuali, questi signori. Attenzione, è una parola che col governo giallo-blu non è, in questo momento storico è difficile uscirne vivi, e per me che è quella inter poi metti il beat intellettuali, pensate che gli intellettuali un tempo erano importanti. Allora, prima tu senti raccontare calcio per strada con la mogna. No, non è calcio il cuore, perché in realtà raccontano anche cioè nel senso che non è colpa del governo giallo-verde se questi signori si sono ritrovati a non poter spendere quello che hanno studiato, le loro conoscenze in questo paese. C'è poco da fare. Poi, ecco, appunto, adesso su chiunque abbia un minimo di conoscenza e che abbia studiato qualcosa diventa sospetto, ecco. Per cui questa meravigliosa riscossa degli intellettuali a me piace, che trovano così, quindi così goffi, si ritrovano a spacciare droga. Però io volevo
volevo la storia d'amore di Pietro con la poliziotta e che cazzo, ma c'era, ho capito, c'era. Devono fare in alto però. Vabbè, ma insomma, io sono l'endisiano, cioè la commedia la devi far, la devi spingere. Ma gliel'hai detto da Sydney? No. Sydney non ci vuole tornare in questa cucina, perché Sydney, che io adoro ovviamente, però Sydney che cosa fa? Sydney dice abbassa perché è furbo e non sente diciamo il Zeitgeist, come dicono gli intellettuali, sente lo spirito del tempo e dice abbassiamo perché negli anni 70 Sydney, che è un camaleonte pure Sydney perché è un genio, Sydney Sibilia, negli anni 70 Sydney, io lo vedevo, stava negli studi con la sigaretta e aveva il maglione a collo alto, sì. Diceva, e l'avrebbe ammazzato Andrea, si adeguava, avrebbe fatto una comparsata per ucciderlo. Secondo me Andrea De Santis doveva morire, ragazzi, perché è bello... Questo è arrivato, secondo me. Beh, ma tu che ne pensi di questa cosa? Perché non avrebbe dato ancora più spessore? Perché basta con... Non pensi che a volte noi chiamiamo la commedia... Appunto, inseriamoci questo elemento... Premesso che non c'è nulla di più gradevole che morire per un attore. Premesso questo. Esatto, pensa come te saresti divertito. Quanto è bello morire. Però scusa... Però, Pietro, ecco, tu prima parlavi di spettatore, di spettatorismo. Tu, Pietro Sermonti, da spettatore, adesso ti avrebbe fatto pensare, cazzo, ma questi sono veramente dei geni. Erano partiti con una commedia, poi ci hanno messo, poi è arrivato un po' di terrorismo, poi sono arrivati dei flashback con una storia d'amore, l'ingiustizia, il baronismo che diventa dramma, che poi scatena la vendetta di questo che vuole mettere la bomba. E poi alla fine uno di questa banda, che è anche un po' cattivo perché vorrebbe ammazzare, alla fine muore. No, guarda, in realtà non ci avevo mai pensato, adesso che tu me lo dici, effettivamente non era una brutta idea. E... è il secondo. Effettivamente. Ma mi faccio tutta la banda dei circa. Tutti, li devo strangolare. Allora, no. Dopo Fresi, anche se Monti dà ragione al critico di merda, tu devi andare via, però adesso facciamo una chiusa bellissima, molto intellettuali. Diciamo, davvero grande critico cinematografico, quale penso di essere, facciamo una chiusa sui culi. Esatto. C'è una scena che mi ha inquietato, eccola qua, la scena dei sederi della banda dei ricercatori. Pietro Zinni, Edoardo Leo, parla con la banda dei ricercatori nell'ultimo film. Stomaco vuoto comunque non è una cosa bella. Ce l'abbiamo davanti agli occhi. Magari Mirko D'Alessio adesso fa una magia. 14 e lo mette in split screen, Mirko. Mirko, mettilo in split screen adesso. E c'è Pietro, una scena bellissima, sempre un po' con sta fotografia. E qui bisogna dare merito a Edoardo Leo di essere riuscito a... dire quello che doveva dire, avendo lui, culi non li vedeva naturalmente, lui vedeva peggio, lui vedeva dei saccottini tipo quelli dove si mette la lavanda, sai, quelle cose lì in cui noi avevamo inserito il nostro presepe, per cui lui aveva di fronte capito, era una roba agghiacciante, e avevamo tutte le mutande giù perché a stop dando il culo naturalmente alla troupe, no vabbè, una roba. Qui Edoardo è stato geniale, era una cosa impossibile. Però si vede che è un po' divertito, guarda sto film, si vede che... Allora, Edoardo, peraltro che... Peraltro ve li consiglio a casa, da provare dei saccottini color carne, naturalmente, in cui inserire e avvolgere il presepe con gioia. E, ok, all'inquadratura, il cinema italiano, adesso ti dirò una cosa da critico, l'Italia è un paese osceno e non più erotico, dal punto di vista cinematografico, questo da critico è un dramma, lo ripeto da anni, perché noi eravamo dei maestri dell'erotismo, Liliana Cavani, Bertolucci, a suo modo Antonioni, a suo modo Fellini, a suo modo anche Visconti, che c'è successo? Siamo un paese osceno e non più erotico, riflettiamoci su questo, non vediamo più nessun tipo di erotismo nel cinema italiano, e questo è un dramma da critico di merda, finalmente vedo dei culi. finalmente vedo corpo e dico però dentro, ecco perché poi me la prendo per la mancanza di morte, cioè tante cose, cioè di portare il gesto fino in fondo, io dico, io sono veramente un ammiratore sconfinato di questi signori di voi. Ah, pensavo dei culi, no certo, okay. Allora, di questi, di alcuni sì, di altri no, se devo essere preciso. Allora c'è l'inquadratura di Pietro Zinni che parla con loro e abbiamo i culi. Adesso Sermonti, come lo mettiamo? Facciamo un po' la classifica dei culi della banda dei ricercatori. Allora Pietro, tu sei questo. Tu sei questo, guarda, padre. Adesso sinceramente se c'è una cosa che io non guardo spesso. Ho controllato e controcampo. Sì, quello, direi sì. Beh, allora, vado per esclusione. Che voto ti daresti da 1 a 10? Beh, lì non stavo in forma, adesso è meglio. Là mi darei... Però lo vedi? Cazzo, che cazzo di mestiere che è? Cioè, Pietro,
tu adesso sei perseguitato, no, non parliamo di Giampaolo Morelli, no. Ma tu adesso per tutta la, cioè, capito? Capito perché Bonini secondo me ha fatto Siglet fino a un secondo prima. Beh, lui per il suo personaggio, lui ha lavorato tantissimo. E infatti, infatti ecco, è giustamente è proprio là. Allora, qui diciamo a zona. Allora, aspetta, andiamo per ordine. Allora, Sermonti che è coperto abbastanza da... Diciamo che io levato Bonini che è, diciamo, Ronaldo. Ecco, invece, esatto, rispetto invece a questi pensionati, allora, Sermonti è coperto in parte da Bonini. Vabbè, quello che è coperto più di tutti è Stefano Nerfesi. Certo. Allora, Sermonti è coperto in parte da Bonini, però, diciamo, la chiappa destra di Sermonti si vede bene. Sì, però si vede che sto stringendo pure. Adesso vorrei che è una cosa importante, stiamo facendo il VAR del culo. È recitazione anche questa. Sì, no. Cioè, quindi tu stringendolo lo facevi più sodo. Certo, perché mi vergognavo di quelli dietro. Bravissimo, qui, sì, Pietro. Ma qua stiamo parlando a Bethesda di che cosa vuol dire fare l'attore. Sì. Anche questa è recitazione. No, adesso perché adesso prima hai citato la cosa della farmacia, perché io volevo sparare. La farmacia, che era l'ultimo giorno di riprese del primo, naturalmente Picchio, libero di Rienzo, fa il botto in moto. Per cui noi l'ultimo giorno di riprese, tragedia nazionale, perché noi giriamo tutto dietro il campo guardando il farmacista e un mese dopo torniamo, l'unica ragione per cui si è riuscita a girare quella scena, perché tutti erano già non più raccordati, perché eravamo tutti cose, e che avevamo i passamontagna, che ha consentito di continuare a girare perché erano solo occhi, se no sarebbe stata una tragedia nazionale, ma noi l'abbiamo fatta due volte a un mese di distanza. Madonna. E non c'era Picchio, c'era che non so chi era. Fantastico. Però queste sono le cose che vanno sapute. Molto bene. Picchio c'è. Allora, Picchio c'è. Allora, Aprea è, diciamo, è davanti a Morelli ed è aiutato dal disastro di Morelli. Uno, e quindi in questo caso sfrutta. sfrutta con le palette. È abbastanza nascosto poi. Questo è un fair. Adesso andiamo alla parte, dal mio punto di vista di spettatore, la parte sinistra del frame. Abbiamo Calabresi che. Calabresi, come lo definiresti, Calabresi qua? C'è anche un figlio atleta, per cui forse... Esatto, guardate che Paolone Calabresi... Già pure in Boris l'ha già mostrato. Ah certo, c'è Calabretta che... C'è la chiappa lì, giusto, c'è la cosa ricca di nonna. Sì, sì. Quindi possiamo anche fare un saggio su Biascica, sulla chiappa di Calabresi in Boris e la chiappa di Calabresi in Spettacolo. Diciamo che secondo me sta messo abbastanza bene. Sì, abbastanza sì, bene. Sì, sì. Libero di Rienzo, no. Io direi sì, no. Ma guarda che è cambiato tanto da quel giorno, eh. Ho capito, ma noi stiamo analizzando questa. Sì, cioè, capite che ruolo è questo? Noi possiamo fare un freeze frame. No, però è molto interessante, perché io lì naturalmente guardavo Edoardo e non i culi di quelli che avevo alle mie spalle. Adesso effettivamente è un panorama. Ragazzi, è un'immagine che potrebbe, ad alcuni, soprattutto Giampaolo Morelli, potrebbe tormentarvi per tutta la vita. Perché abbiamo Libero di Rienzo, io al Libero non lo promuovo. So critico, devo fare anche un po' lo stronzo. Io al Libero che amo, non posso dire di sì al Libero. Ah, io pure gli do un 5. Cioè. Gli do 5. Ce l'avevamo lasciati un po' andare in quel periodo. Esatto. Stefano Fresi NC si nasconde vigliaccamente totalmente e non è facilissimo. Dietro la lente glielo permette. Fresi furbo come una volpe della Scozia. Fresi sgattaio. Anche Aprea furbastro. Anche Aprea furbastro. Libero asciugamano pure. No, un tentativo bieco di asciugamano. Un tentativo bieco di asciugamano che però è per la parte superiore. Edoardo Leo furbissimo e full frontal, ma c'ha l'asciugamano, poi aveva fatto pure un po' di addominali, si vede Edoardo, no, che stava fisicato, stava furbo. E allora arriviamo al dramma di Giampaolo Morelli. Cioè, Giampaolo Morelli, che io ripeto, io gli voglio è una cosa allucinante. Cioè, Giampaolo Morelli, mi piace chiudere con questo. Facciamo un appello a Giampaolo. Giampaolo che voglio qua in cucina per parlare. Che fa la quinta del culo. Allora, io gli voglio un bene dell'anima, ci conosciamo dalla vita. Adesso e peraltro io peraltro io scrissi una cosa su di lui, pensa, sul Messaggero tanto tempo fa, e lui mi beccò all'arena di Moretti una sera, stava a Bimbi Belli, e lui era colpito dal fatto che io non lo avessi scritto questa cosa bella su di lui, perché mi era piaciuto da morire in South Kensington, e mi era piaciuto da morire in Pazzi di Renato De Maria. Fa una parte Giampaolo fantastica nel segmento con il grandissimo con il grandissimo Fiabeschi di Max Mazzotta, che è una cosa immensa,
e poi chiuderemo con un film che lui ha fatto con Max, dove Pietro è grande, dove l'aiuto regista, e chiudiamo, dove l'aiuto regia era Alessio Maria Federici. E qua, ah, beh, allora quello ce lo veniamo, Valentì, e sarà la chiusa tra pochissimo perché è finita. E voglio dire, quindi Giampaolo mi fermò e mi disse: ma lei è Aloma, era tanto tempo fa, dice, ma lei ha scritto questa cosa su di me, ma noi non ci conosciamo. E io un po' alla Boris dicevo, ero giovane, dicevo, ma perché questo qua? E lui ripeteva, faceva, ma noi non ci conosciamo, ma perché lei ha scritto, cioè, grazie, anzi che tu, eravamo due ragazzini, e io facevo, vabbè, ma tu, cioè, mi piaci, sei fantastico, ma non ci conosciamo, perché poi ho scoperto, invecchiando, che bisogna conoscere, no, per fare l'articolo. No, invece, secondo me, i critici non conosce nessuno, esatto, non essere amici nessuno, devono essere liberi di picchiare quando vogliono il posto. Ma io sto molto, cioè, voi siete i miei fantasmi, ma adesso, da quando ho deciso di fare sta follia e aprirmi alla socialità, poi mio marito lo sa, io vivo tra fantasmi e vivo vedendo film, e sono completamente fuori di testa, Pietro caro. Cioè, tu vai all'azione, perché è inutile, cioè, è inutile, cioè, io so già, è già finito tutto. Sì, no. Quindi quando voi venite, io penso ancora che questa sia un'allucinazione, cioè ti vedo in 3D, ma voi siete attorno a me, e da quando sono piccolo, quindi è una cosa... Marito contento di questo? Molto, io non so nemmeno se ancora mio marito. Potrebbe anche quella essere un però ride. Sta ridendo. Io non so nemmeno se ride, Pietro. Io non so nemmeno se queste cose che sento, cioè, dice che sono un film, un MP3, se io ormai guarda che il critico, ne ho parlato con Canova, quando passi la vita a vedere film, Pietro caro, vai fuori di testa. Ma tu sappi una cosa, io volevo fare il critico quando ero ragazzino. Io ho una formazione, ho fatto l'assistente alla regia in teatro, per fortuna con Binasco, per cui tutto quello che so di questo lavoro l'ho capito là. Volevo fare il regista, ho studiato alla New York Film Academy, ho fatto tutto quello là, e dopodiché... Ma l'hai detto prima, quando hai detto quella cosa bellissima che... Esatto, e, dopodiché, era... e poi volevo fare a 20 anni, perché io ho avuto la fortuna di vivere, secondo me, il momento più fecondo che possa vivere un tardo adolescente, cioè finito di giocare a pallone, diciamo tra i 17 e i 20, ho avuto la fortuna di vivere tre non gravi convalescenze, luoghi di una fertilità totale, dove in cui mi sono ammalato di cinema, vedevo solo film e ho dei quaderni, io devo far vedere, in cui io guardavo i film e scrivevo ininterrottamente, perché leggevi che io di cinema sono francofono, perché come tutti i ragazzi di Boris veniamo da una scuola di periferia profonda, Chateaubriand. Chateaubriand andrebbe rivalutato, insomma, alla luce dei... No, ragazzi, come scuola era fantastica. Tra l'altro Chateaubriand era veramente l'Italia di adesso. No, nel senso, perché io ero in banco con ragazzi neri, senegalesi, ivoriani, per cui era esattamente la scuola che c'è adesso, e non solo, da una parte c'avevi tutti, diciamo, l'iperborghesia e la nobiltà romana, dall'altra tutti i figli dei diplomatici dei paesi francofoni, Costa d'Avorio, Senegal, Camerun e cose, invece non erano ricchi, erano persone fantastiche. E in più era anche una scuola pubblica per i francesi, per cui per esempio i Mozz io l'ho sconosciuto perché arrivava un ragazzo corso che mi fece conoscere vestito in quel modo lì, che portava una cultura, per cui c'era uno scontro tra i principi, certo, tra vicini e cose, e poi ragazzini della scuola francesi che Michele Rec, Zero Calcare, ha fatto la scuola, certo. Per cui era veramente una ricchezza straordinaria. Io ero in banco, il mio primo compagno di banco si chiamava Ancan Gambombo, aveva una voce come la mia adesso e i baffi a 10 anni, e poi ho avuto compagni di banco libanesi, siriani, cioè la vita era meravigliosa. Io soffrivo come un cane, ma l'ho bocciato 80 volte. Ma che bello, eh? Questi sono i miei appunti. Vogliamo chiudere con l'aiuto regia del film? Vogliamo chiudere con... usciamo da questo freeze frame, parleremo con altri della scena dei culi della banda dei ricercatori. Capiamo se Morelli per noi è alla fine della classifica, con la massima stima, ma è proprio il peggio del peggio del peggio. C'è qualcosa di assolutamente drammatico in questo freeze frame. Vabbè, c'è un gluteo non particolarmente allenato. Ho capito, ma non puoi, non puoi accettare di essere filmato in questo modo. Anche ma infatti lui fa i film vestito, cioè nel senso non è fatto il porno, facesse il porno. Ho capito, ma che... Però guarda, sta pure con le braccia conserte, non era concentrato. Dice, cioè, che sta dietro. Ma non sa quello che sta per accadere. Da Paolo. Cioè, è la catastrofe, è l'apocalisse. Se fosse un attore porno sarebbe più difficile. Anche perché pare uno strafico. Cioè, se tu non puoi andare... Ho capito, è figo, ma se vedi questa immagine, no. Cioè, non ho capito, ma proprio se tu stai a casa e c'è il fermo immagine di sto culo, certo...
Capisco che anche tuo marito poi possa vivere delle, non lo so, delle difficoltà. Non lo so, peraltro lui l'ha vissuta male sta roba, la conferenza stampa era pure arrabbiato perché nel fumetto, tratto, lo aspetto quando voglio, l'avevano fatto biondo. Ah sì, sì. E lui si era incazzato, quindi, non solo, lui dice no, questo è biondo. Ma tu non hai scritto però su questo film del suo culo, non hai scritto. No, no, non l'ho scritto del suo culo, lo farò presto però, perché i critici sono amici e poi sono anche nemici, quindi può capitare. Allora, detto ciò, chiudiamo con Amore, Bugie e Calcetto. È la prima volta che vidi Sermonti in un film, diciamo, mi rimase molto impresso. Lui e quanto mi piace chiudere queste cose che non hanno senso, come se veramente ci fosse stata una scaletta. Nereo Rocco diceva, ed è una cosa citata in quel bellissimo film di Luca Lucini con un grande Fabio Bonifacci in copione, grande Fabio, che scrive tra i post più intelligenti e divertenti su Facebook. Fabio sta diventando un analista politico. Sì, scrive dei post su Facebook meravigliosi, vagli a leggere ogni tanto. Non ci sto. Metti un account finto e batti a leggere i post di pure te, madonna, se mo... Comunque, allora, detto ciò... Ma io sono fin troppo presente nella vita degli italiani, cioè, non voglio pure rompergli... Vabbè, però veramente Bonifacci sta facendo un'opera di bene, sta facendo dei post e... Insomma, in Amore, Bugie e Calcetto c'è questa battuta su Nereo Rocco che diceva, io ci ho sempre creduto, siamo quello che giochiamo, come giochiamo a pallone, siamo nella vita. E... Io su questo ho scritto volumi. Ho capito, Pietro, che non la conoscevo. Mio padre, tra l'altro, che adesso sembra questo dotto, mio padre era malato. È perché Pasolini no. Io ho la foto a casa. Ecco, allora, che vuol dire? Perché calcio? Sartre? Esatto. Perché Carmelo Bene? E appunto, qual è il problema? No, questi sono un po'... No, vabbè, no, vanno bene. No, il mio primo incontro con Federici avviene, tra l'altro, una decina d'anni fa, 2007. Beh, 2000, l'aiuto. L'uscita in sala è 2008. C'è un grande Luca Lucini alla regia. C'è Luca che stava in questo momento suo fantastico, in cui lavorava con Cattleya come si lavorava con la Working Title in Inghilterra. C'era l'idea di fare questo cinema, di queste commedie un po' alla Richard Curtis, come Quattro matrimoni e un funerale. E, insomma, in Amore, Bugie e Calcetto, Pietro Sermonti, ragazzi. Era l'unico che sapeva giocare a pallone. Ed era, secondo me, quello che doveva diventare Andrea De Sanctis. Cioè, è molto nero. Forse è uno dei personaggi più neri che Pietro ha fatto. Personaggio splendido. Pezzo di merda, ma sì, no, molto carismatico. A me lo dici. Cioè, molto carismatico. C'è una scena con Bisio dove sei bravissimo, secondo me. Me lo sono rivisto recentemente, amore, per prepararmi alla video intervista. E devo dire che Pietro è stupendo. E poi chiudiamo col calcio. Pietro gioca. È un film bello su questo gruppo di amici che c'ha questo torneo a calcetto e insomma un cinema di grande fattura. Era quando tornavamo un po' a fare questo cinema commerciale bello. Adesso stiamo in un momento down di incassi, invece quella era un'epoca felice per il cinema italiano. E insomma, Pietro Sermonti è stupendo e li conosce. Vabbè, io questa cosa, vedi, non li conosco. Alessio Maria. No, perché incredibilmente Alessio Maria Federici in realtà è legato anche al gruppo dei Borisiani, perché Alessio Maria Federici era l'aiuto regista di Luca Vendruscoli in Piovono Mucche. E con questa chicca fantastico, che è uno dei che era l'unico, esatto, l'unico che io a me non mi hanno chiamato per Piovono Mucche, sono e che è uno che è l'unico film italiano sul servizio civile, che è un high concept movie, come direbbe Stanislaw Rochelle. È un high concept movie che noi è come i film sugli allora abbiamo il Vaticano e non facciamo tra l'altro senza avere uno sguardo sull'handicap, sull'handicap, no, anzi, cioè raccontandoti, esatto, cioè... Mi ricordo, guarda, mi piaceva tanto Sartoretti, mi piaceva tanto la scena, sì, c'aveva un nome buffissimo il suo personaggio. C'è anche Mattia che c'ha un incidente di motorino. Pensate come stavamo messi. C'è Mattia Torre e c'era Luca Vendruscolo e sì, Piovono Mucche, servizio c'era civile. Tiberi, c'erano tutti, c'era Massimo De Lorenzo. C'era Alessandro, è vero, c'era De Lorenzo. C'era Carletto De Ruggeri. Vabbè, che meraviglia. Ragazzi, su questo chiudiamo. E grazie Pietro. Bella sta chiacchiera. Torna, te prego. Chiediamo a tuo marito, insomma. Ma secondo me gli piace. Però è raramente vero. Allora non gli fa vedere sta foto. No, tu stai buono, eh. Noi ti diamo un 6. Ti do... un 6 più. No, però allora torno e ve lo faccio vedere. Con questa promessa. Pietro, noi stiamo analizzando questa immagine. Io direi che te stai cercando a spiccolare continuamente. No, ho capito, però sono passati. Guarda Bonini, 3 anni. Guarda Bonini. 3-4 anni. A Bonini gli diamo 8 e mezzo. Allora io torno Bonini qua, grandissimo. Torno qua e sfidi Bonini.
insieme, facciamo, beh, potrebbe essere. Guarda Bonini, Bonini è straordinario. Cioè, Bonini no. Cioè, però se tu vedi Bonini e poi Morelli subito dopo, la cosa allucinante. Vabbè, ragazzi, ridendo e scherzando, abbiamo fatto comunque 1:20, è una delle più brevi, ma comunque abbiamo fatto 1:20 con questo geniaccio. E ci siamo divertiti un mondo. Viva Pietro Selmonti. Grazie Pietro. Grazie a voi. Grazie a voi, ci vediamo presto. Ciao Betaste, 1, 2, 3, ciao Carabè, grazie a Mirko D'Alessio che monterà senza montare. Grazie Mirko! E magari farà lo split screen con i culi, chi lo sa. Ciao ragazzi, ciao! Meraviglioso. Oh, no.